arrestato pusher dalla Polizia di Stato di Trapani, nascondeva 272 dosi di eroina. Operazione Black Farm, un imprenditore gibellinese evasore seriale. Ieri in Sicilia meno di 100 casi positivi per quanto riguarda il coronavirus. Oggi seduta di Consiglio Comunale. Nuova edizione del TG8 Informazione, amici telespettatori ben ritrovati sul canale 190 del Digitale Terrestre. Apriamo con la cronaca, la Polizia di Stato ha arrestato un pusher trapanese trovato in possesso di 272 dosi di eroina. Deteneva 272 dosi di eroina, oltre ad altra droga sfusa per oltre 133 grammi. Il pusher, arrestato nella tarda mattinata di sabato dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani in via San Martano. Da giorni i poliziotti lo osservavano quando in maniera furtiva si abbassava accanto ad alcuni mezzi in disuso parcheggiati nei pressi di un immobile, maneggiando degli involucri che in alcuni casi nascondeva poi nelle parti intime, tornando poi verso la vicina abitazione. Sabato scorso gli operatori della squadra mobile, alcuni appostati a distanza, altri nascosti nelle vicinanze, lo hanno notato mentre maneggiava una busta in plastica, riponendola sotto ad uno dei veicoli. È scattato così il blitz e così gli agenti, dopo aver bloccato il pusher, hanno trovato l'involucro in plastica che conteneva la droga, in parte già suddivisa in dosi, in parte ancora in polvere. Per l'uomo, un 48enne con precedenti, sono scattate le manette ed è finito in carcere. E l'11 giugno scorso, ricordate, i carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato un meccanico per detenzione di cocaina che custodiva nascosti dentro un barattolo contenente del riso. Col sospetto che l'uomo, in atto sottoposto alla misura restrittiva dell'obbligo di dimora presso il comune di residenza, potesse ancora detenere e spacciare stupefacenti, i militari dell'arma procedevano ad un ulteriore controllo, sorprendendo il malvivente a gestire un'officina meccanica non autorizzata e rubare energia elettrica lasciandosi alle centraline elettriche della corrente pubblica, con un danno economico per la società di distribuzione dell'energia del valore di circa 37.000 euro. Convalidato l'arresto, veniva riconfermata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Salemi. Ed ancora operazione Black Farm della Guardia di Finanza, esecuzione di una misura di prevenzione nei confronti di un imprenditore gibellinese evasore seriale. Nell'odierna mattinata la Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani, ufficio misure di prevenzione, a carico di un imprenditore di Gibellina, storicamente incline alla commissione di plurimi reati in materia tributaria, fallimentare e patrimoniale. Il servizio scaturisce da specifiche investigazioni di natura economico-finanziaria effettuate dalla tenenza di Castelvetrano, all'esito delle quali si è appurato come il soggetto sottoposto alle indagini attivo nel settore dell'allevamento e della commercializzazione di carni suine sin dall'anno 2001 si fosse reso autore nel corso del tempo di molteplici delitti in ambito fiscale. Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza hanno avuto riguardo in primis alla ricostruzione della biografia criminale dell'imprenditore, consentendo di verificare come l'uomo negli ultimi 20 anni abbia riportato numerose condanne penali per omesso versamento di tributi, utilizzo di fatture false, bancarotta, furto e violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Fulcro dell'attività delittuosa, secondo quanto ricostruito dall'organo requirente, sarebbe costituito dal susseguirsi di operazioni di intestazione fittizia di imprese, fallimenti e presentazione di false dichiarazioni fiscali. Acclarata la pericolosità sociale del soggetto, con specifiche riguardo al periodo 2014-2018, i finanzieri di Castelvetrano, setacciando un'ingente e diversificata mole di documentazione, hanno accertato come all'imprenditore, anche per il tramite della moglie, fossero riconducibili disponibilità patrimoniali acquisite mediante la spendita di denaro derivante dai vari reati tributari e fallimentari commessi nei predetti anni, grazie ai quali, in maniera sistematica e non occasionale, è stato possibile per il proposto acquisire beni capaci di inquinare il circuito economico.
Queste riflessioni ispettive condivise dalla Procura della Repubblica di Sciacca e sottoposte all'attento vaglio della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani hanno determinato l'autorità giudiziaria del capoluogo trapanese ad emettere il decreto di sequestro oggi eseguito dalla tenenza di Castelvetrano. Con l'odierno provvedimento ablativo si è giunti al sequestro di aziende, conti correnti, immobili e autovetture per un valore pari a circa 1,5 milioni di euro. I beni sono stati affidati ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale che, nelle more della definizione dell'iter giudiziario, avrà ora l'incarico di gestire secondo giustizia il patrimonio sequestrato e garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente in essere con le imprese vincolate dalla Guardia di Finanza, assicurando così il sostentamento delle famiglie degli operai assunti da queste ditte. Investì un anziano con la moto, 1 milione di euro di risarcimento riconosciuto dal giudice, tutto ciò a Salemi. 1 milione di euro di danni dovrà risarcire il pirata della strada che nel 2015 aveva travolto e ucciso un pedone a Salemi. Questa è stata la decisione del Tribunale Civile di Marsala, il giudice dottore Pizzo, che pochi giorni fa ha depositato la sentenza che ha deciso un giudizio iniziato nel 2018. Un giovane di circa 20 anni, senza patente, privo di copertura assicurativa, alla guida di una moto di grossa cilindrata, nel 2015 in pieno giorno in un tratto di strada molto trafficato, aveva travolto e ucciso un uomo di 75 anni che si trovava sul margine della via San Leonardo, di fronte alla scuola media statale Giuseppe Garibaldi. L'anziano non ha avuto scampo, infatti il motociclista che transitava ad una velocità molto elevata lo ha colpito in pieno sbalzandolo ad oltre 10 metri di distanza. Il giovane però invece di fermarsi e prestare soccorso si è rimesso in sella alla sua moto e si è dato alla fuga, lasciando il corpo dell'uomo riverso sull'asfalto. Purtroppo, nonostante l'intervento di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, il malcapitato pedone è deceduto durante il trasporto in ospedale. Per questo i familiari superstiti, moglie, figli e nipoti hanno deciso di intraprendere un giudizio con il patrocinio dell'avvocato Francesco Salvo. Una causa durata oltre 3 anni in cui sono stati sentiti diversi testimoni, anche se nessuno sembra avere assistito all'impatto motopedone, per questo è stata disposta anche una consulenza tecnica d'ufficio che ha ricostruito la dinamica del sinistro. Alla fine il Tribunale di Marsala ha determinato la responsabilità del motociclista nella misura del 70%, condannandolo in solido con il padre, proprietario del motociclo, e con il Fondo di Garanzie Vittime della Strada al risarcimento dell'importo complessivo di circa 1 milione di euro da suddividere fra tutti i familiari superstiti. Si tratta di un risarcimento molto importante che certamente non potrà mai sopperire all'assenza di un familiare. Per questo il legale della famiglia della vittima ha dichiarato: «I miei assistiti rinuncerebbero volentieri a questi soldi se potessero riabbracciare il loro papà anche solo per un minuto». Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno all'interno dell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Trapani sono crollati i pannelli del controsoffitto, crollati sui banchi dove, poche ore dopo, avrebbero trovato posto giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati e il pubblico. L'aula è inagibile e chiusa per gli interventi urgenti richiesti dalla presidenza del Tribunale. Intanto oggi il processo scrigno, quello per mafia e voto di scambio, non si potrà celebrare. Al Palazzo di Giustizia di Trapani, infatti, non vi è un'altra aula idonea a garantire il videocollegamento da remoto degli imputati detenuti nelle carceri di massima sicurezza. Ed a proposito di sicurezza sui treni, sono 2.800 le persone controllate da Polfer Sicilia in una settimana. Sono 2.778 le persone controllate, 20 treni presenziati, 276 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la via ferroviaria. E questo è il bilancio dell'attività di controllo svolta nell'ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. A Palermo, durante l'espletamento del servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale proveniente da Messina,
Gli agenti hanno rinvenuto una borsa contenente documenti ed effetti personali, poi riconsegnata alla proprietaria, una giovane ragazza lombarda. Sempre a Palermo, gli operatori del settore operativo hanno denunciato una donna rumena di 30 anni per essersi rifiutata di fornire le generalità. La straniera, a bordo di un treno regionale proveniente da Agrigento, era priva di titolo di viaggio e alla richiesta di un documento di identità da parte del capotreno e poi dei poliziotti intervenuti, si è rifiutata. Gli operatori del posto Polfer di Trapani, intervenuti presso un passaggio a livello cittadino all'interno del quale era rimasta bloccata un'auto, sono riusciti ad evitare il peggio, liberando e sanzionando la conducente, una turista di 57 anni di nazionalità belga, per aver infranto il regolamento di polizia ferroviaria. A Messina, infine, i poliziotti, durante il controllo in stazione dei viaggiatori in arrivo e in partenza, hanno notato una donna in evidente stato confusionale che manifestava istinti suicidi. Grazie all'intervento degli operatori, la signora, che aveva raggiunto la stazione con mezzi di fortuna e senza una motivazione, dopo essersi calmata, ha desistito dai suoi intenti. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale medico del 118 che l'ha accompagnata in ospedale. Crollano i consumi in Sicilia, con la perdita più rilevante fatta segnare dalla componente dei turisti stranieri, che è crollata del 70% dall'anno all'altro. È uno dei dati che emergono da uno studio di Confcommercio regionale sull'andamento dei consumi nell'isola, ed uno dei dati che vengono messi in risalto è la riduzione della spesa degli stranieri nell'isola, che è passata dal 2,8% della spesa dei consumi totali in Sicilia allo 0,9% del 2020. Una riduzione percentuale pari al 70% e una variazione assoluta in negativo di 1 miliardo e 357 milioni di euro. A proposito ovviamente della situazione in Sicilia, ieri, dopo tanti giorni e tante settimane in Sicilia, il numero dei positivi è stato al di sotto delle 100 unità. Scende sotto quota 100 il numero di nuovi casi giornalieri registrati in Sicilia. Sono 85 su 16.096 tamponi processati, con un tasso di positività che crolla allo 0,5%. L'isola oggi è la regione con il maggior numero di contagi, ma si tratta per l'appunto di numeri estremamente bassi. Lunedì scorso erano stati 163 i nuovi positivi e il tasso era all'1,6%. Dati che certificano la discesa della curva epidemiologica proprio nel giorno in cui la Sicilia entra in zona bianca. Due le vittime del virus nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 134. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri, seppure lentamente, visti i pochi pazienti. Sono 237 i posti letto occupati in regime ordinario, 25 quelli in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 30, Palermo 17, Ragusa 13, Siracusa e Caltanissetta 9, Messina 4, Agrigento 2, Enna 1. Nessun nuovo contagio nel Trapanese. E dal 28 giugno l'Italia dirà addio all'obbligo della mascherina all'aperto. Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico al termine della seduta convocata per discutere sul quesito posto dal Ministero della Salute. Quando l'Italia sarà completamente bianca, la sintesi della nota, ci saranno le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso della mascherina all'aperto, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per assembramenti. Il Comitato raccomanda comunque l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici e nei soggetti fragili. Ed ancora, con l'imminente ingresso del nostro ordinamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, abbiamo ritenuto necessario procedere ad un approfondimento della materia con l'avvocato Anton Giulia Lagna. Buongiorno, sono l'avvocato Antonio Giulia Lagna, sono un avvocato di impresa, gestore e referente di diversi organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ricopro delle cariche istituzionali e mi piace ricordare la delega alle relazioni industriali conferita da Federterziario per la Regione Sicilia, Federterziario, confederazione di datori di lavoro alla quale aderiscono oltre 90.000 aziende su tutto il territorio nazionale e altre associazioni datoriali. Sono un operatore tutor dei servizi ausiliari non finanziari per la Regione
Regione Sicilia e Campania dell'Ente Nazionale del Microcredito, ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza sia a livello nazionale che internazionale. In questo nostro incontro entreremo in contatto con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e le opportunità presenti in questo corpus normativo abbastanza ampio e parecchio articolato, e per il quale una parte, circa un terzo, è già entrata in vigore, mentre la rimanenza parte entrerà in vigore il 1° settembre 2021, qualora non dovesse subire ulteriori rinvii rispetto a quelli già avuti. È opportuno rilevare che all'interno di questo codice si innesta un radicale cambio di pensiero, una vera e propria rivoluzione culturale circa l'approccio alle soluzioni della crisi d'impresa, dell'insolvenza, del fallimento, nonché di tutto quello che possa essere il tema del debito, tant'è che il menzionato codice incorpora in sé, novellando, la vecchia normativa del sovraindebitamento, meglio conosciuta come legge salva suicidi o ammazza debiti. Una premessa può aiutare l'ascoltatore. Anticamente fallire significava rompere il banco, proprio spaccare in due il banco in cui il commerciante era dedito a esercitare il commercio e esiliarlo. Da qui, da questo gesto di rompere il banco in due, curiosità vuole che derivi il termine bancarotta. Quindi la normativa si è sino a oggi evoluta nel senso di punire il fallito e il fallimento. Oggi, al contrario, il default di un'impresa non costituisce più uno stigma per l'imprenditore, ma una mera evenienza strettamente connessa al rischio di impresa. Risulta infatti mutata la convinzione secondo la quale un'impresa in crisi debba necessariamente essere espulsa dal mercato, profilandosi invece l'idea di poter fornire alla stessa azienda in crisi una seconda occasione a ricorrere di determinati presupposti. In estrema sintesi, sulla scorta di questo insegnamento prevalentemente americano e del resto dell'Europa, di cui l'Italia è comunque in ritardo di 10 anni nell'adottare un corpo normativo che disciplini la crisi d'impresa, vengono recepiti finalmente nel nostro ordinamento i principi cosiddetto fresh to start e second chance. Tutto ciò per dire che si inizia a mettere in conto la probabilità, la possibilità che un imprenditore, prima di raggiungere il successo, incorra in un arresto della propria attività imprenditoriale o addirittura in un fallimento. E in termini pratici è quello che è successo a Bill Gates, colosso Microsoft, è quello che è successo a Donald Trump, l'ex presidente di United States of America, imprenditori questi che prima di raggiungere il successo sono incorsi in un fallimento. In questa direzione, nella direttiva comunitaria 1023 del 2019, a affermare la cultura della prevenzione e del salvataggio delle imprese in crisi, ed è questo il sodalizio con l'esperienza americana, nonché favorire la seconda opportunità per il debitore che abbia subito un insuccesso precedente. E l'intervista integrale dell'avvocato Lagna la potrete ascoltare al termine del nostro notiziario. Ed ancora, come dicevamo nei titoli, oggi seduta del Consiglio Comunale. E prima proprio che i consiglieri, agli ordini del Presidente del Consiglio Concitano, si riuniscano nell'aula 31 marzo 1946, una lettera è giunta a tutti i consiglieri da parte del Comitato Cittadino di Mazara per quanto riguarda l'acqua, che è un bene pubblico e deve rimanere tale. Il tutto perché oggi al punto 8 dell'ordine del giorno si discuterà l'applicazione della legge regionale 19 del 2015 per un governo pubblico e partecipato dei servizi idrici. Nella nota a firma della Presidente Mannone, tante riflessioni atte proprio a far sì che quella che è la scelta che il Consiglio Comunale va a prendere sia una scelta ragionata e ben studiata, tanto che il Comitato, che da diversi anni segue il dibattito pubblico e l'iter legislativo, chiede proprio ai consiglieri comunali di approfondire la materia per evitare che l'acqua, da bene pubblico e prezioso, possa finire in mano ai privati. Ed ancora politica, una bellissima giornata di sport, divertimento e beneficenza è andata in scena domenica 20 giugno presso il Jolly e Tennis Padel Club di Mazara del Vallo. Il direttivo provinciale di Diventerà Bellissima Giovani ha organizzato il DB for Charity Padel Cup, un torneo di padel di beneficenza. L'evento è stato interamente organizzato tramite il contributo a titolo di sponsor di diverse aziende e attività economiche presenti sul territorio che hanno voluto sposare il progetto. L'importo ottenuto
mediante le iscrizioni dei partecipanti al torneo, è stato devoluto in beneficenza al Comitato Misure di Prevenzione di Nessuno Tocchi Caino. Ed ancora, i volontari di Plastic Free questo fine settimana sono stati attivi, nonostante il caldo, nonostante il richiamo di passare una bella giornata al mare era fortissimo, nonostante tutto l'esercito in maglia blu di Plastic Free è stato presente nelle coste mazzaresi e con la loro attività di raccolta di plastica e rifiuti hanno raccolto 500 kg di rifiuti. Un ringraziamento, dicono i referenti di Plastic Free di Mazara del Vallo, va anche ai volontari Giva per la disponibilità e per la magnifica collaborazione. E chiudiamo con gli eventi, insieme chitarra e violoncella e poi musica al tramonto sugli scogli delle tre isole Egadi, da poter godere in mare, in barca o anche in canoa. Sono queste le peculiarità originali del concerto tributo al maestro scomparso Ennio Morricone, C'era una volta alle Egadi, al quale da sabato 26 giugno alle ore 19 e per gli altri due weekend a seguire si potrà assistere gratuitamente a Favignana, poi a Marettimo e a Levanzo. A interpretare il repertorio di Morricone saranno i maestri Gino De Vita alla chitarra e Vincenzo Toscano al violoncello. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG, io vi lascio con la programmazione di Tele8 e vi do appuntamento alla prossima edizione.